autore preferito è Franz Liszt. Era considerato il principe del pianoforte. Per fare un esempio, il leader musica da camera era quello di trascrivere, e lui era un genio in questo senso, ed è stato in grado di trascrivere in maniera magistrale composizioni che spaziano appunto dalla musica cameristica alla musica per orchestra. Devo dire di essere fortunata perché evidentemente sono riuscita a trovare il mio mezzo per esprimermi e il mio mezzo per comunicare agli altri, perché con la musica io trasmetto i miei stati d'animo, però senz'altro interpretare vuol dire dare un senso a quello che si esegue, raccontare una storia, tenere il pubblico sospeso, legata a un filo dall'inizio alla fine del pezzo, essere in grado di far condividere al pubblico che ascolta tutte le emozioni che la musica nel suo complesso è in grado di trasmettere e tutto quello che il pianoforte riesce a trasmettere, quindi la gioia, la sofferenza, il dolore, lo scherzo, i nostri stati d'animo sono tanto vari da consentire al pianista che è in grado di farle uscire, di rapire il pubblico e tenerlo attaccato.